Votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Addio Senato! Con un gesto estremo i senatori stessi sanciscono la loro stessa fine, la fine della cosiddetta Camera Alta. Anche se mancano ancora tre passaggi parlamentari e un referendum, il Senato, come lo abbiamo conosciuto finora, non esiste più. Si conclude infatti l'epoca del bicameralismo perfetto. In futuro saranno soltanto i deputati a votare la fiducia e ad esercitare la funzione legislativa e politica. Il Senato invece rappresenterà le istituzioni territoriali e sarà composto da 100 membri a differenza dei 315 attuali. Di questi 21 saranno scelti tra i sindaci, 74 eletti dai consigli regionali su indicazione dei cittadini e 5 dal capo dello Stato. Cambia anche il quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica. Dopo i durissimi scontri dei giorni scorsi, l'ultimo atto del Senato scorre via senza troppi intoppi con 179 sì. Le opposizioni invece non partecipano al voto per protesta. Vi lascerà votare questo affare da solo, tenendo in mano stretta questa Costituzione. Questo è il nostro passato e temo che l'olio di ricino sia il nostro futuro. Grande soddisfazione invece da parte della maggioranza. Perché è stato fatto davvero un lavoro impegnativo che è durato mesi, che non ha oggi il suo passaggio definitivo, ma sicuramente un passaggio fondamentale.